Ciao a tutti! Allora, numero 24 della Witch YouTube Challenge, domanda estremamente complicata oggi. Non so onestamente come farò a rispondere. Allora, la domanda è: sopra, sotto o in mezzo, dove ti senti a casa? Il mio problema è che sopra, sotto, in mezzo sicuramente è sfalsato rispetto al vostro, perché io non riesco a capire cosa si intende, nel senso che sopra, sotto o in mezzo si può intendere in tanti modi. Cioè o cielo, terra e diciamo una specie di mezzo, oppure nella mia concezione regno impalpabile, regno celeste e regno terrestre, oppure cielo, terra e mondo dei morti, insomma io onestamente non so quale di questi significati inteso, però mi rifaccio un po' al come sopra così sotto, e famoso proverbio, e rispondo in questo senso qua. Nella mia concezione, che prevede terra, regno celeste e regno impalpabile, vi posso dire che sono sotto. Però in linea generale vi dico che nel mondo terrestre, nel mondo umano, nel mondo degli animali, delle piante, degli uomini, dei minerali, di questo mondo qua, insomma, io la intendo così. Poi io non so se la concezione originale fosse questa perché... Ripeto, ci sono tante idee di mondi, tante idee di sopra, sotto e in mezzo che se dovessimo analizzarli tutti non finiamo più. Comunque io intendo in questo senso qua. Intendo nella mia concezione e quindi intendo sotto. Sotto quindi il mondo terrestre, il mondo dove viviamo adesso noi, per un motivo molto semplice. Mi sento a casa qui perché nella mia concezione sarò anche all'ultimo posto a livello di mondi, però è il mondo che sento più adatto a me, in questo senso qua. D'accordo il contatto con la divinità, d'accordo il contatto con gli spiriti, però alla fine tutti viviamo qui sotto. Cioè, questo è il mondo fondamentale. Se non ci fosse questo mondo, io credo che il regno celeste e il regno impalpabile, nella mia concezione, non servirebbero un granché, nel senso che tutto alla fine converge qui. Converge in questo mondo, cioè tutto negli altri mondi, che ci sia anche un regno dei morti, che ci sia una specie di paradiso, che ci sia, però tutto parte e converge allo stesso momento da qui. Quindi questo è il punto centrale di tutto, punto. Di tutto, punto. Di tutto il mio culto, di tutta la mia pratica, di tutta la pratica, vabbè, in generale del paganesimo, perché alla fine se ci pensate, le divinità, da una parte esistono grazie a noi, nel senso che noi le percepiamo, noi sappiamo che esistono e quindi parte da qui. Però allo stesso tempo le loro azioni, influiscono su di noi e quindi noi siamo un po' l'inizio e la fine di tutto. Questo mondo qua intendo, non il mondo la terra, ma il mondo terrestre, il mondo dove viviamo noi, il mondo degli umani, degli animali, delle piante, dei minerali, via così. È il punto di partenza e il punto di arrivo di tutte le energie. Le energie che arrivano dall'universo, però partono anche da questo mondo per espandersi. L'universo, non so se riesco a farmi capire bene. Tutto arriva qui e tutto parte da qui. Quindi è questo il posto dove io mi sento a casa. Mi sento a casa qui perché posso vedere nella minima cosa, che sia una pietra, che sia della terra, che sia un soffio di vento, che sia il battito di una farfalla, posso vedere queste energie. Attraverso il battito di una farfalla vedo innanzitutto l'energia della vita, che dà vita a quell'animale, l'energia dell'aria, perché è un animale dell'aria, l'energia di divinità, perché molte divinità sono associate alle farfalle. L'energia anche delle testitrici del destino, per chi crede nel destino ovviamente, perché quella farfalla è lì in quel momento e doveva essere lì in quel momento della serie, perché quella farfalla ha un destino segnato da quando è nata, è diventata bruco, poi diventa farfalla, poi trova un compagno, procreano, diciamo così, e poi muore. Vedo tutte le energie veramente all'interno della minima cosa. Vedo gli spiriti o comunque le entità, diciamo così, in tutto, che sia nella creazione di un'opera d'arte,
perché ricollegandomi all'idea greco-romana, il genio deriva dagli spiriti, dal mondo delle divinità, quindi loro ci concedono attraverso di noi, perché alcuni dicono di essere dei tramiti fra le divinità e noi, quindi attraverso di noi diciamo che si può creare l'arte, si può creare la musica, si può creare qualcosa, si può anche distruggere qualcosa. Però tutto parte e arriva qui, proprio solo qui, non c'è un altro mondo da cui tutto parte e tutto arriva, capito? Le energie che noi muoviamo, che noi conosciamo essendo streghe, che gli altri la maggior parte delle volte vogliono ignorare, comunque le energie che si muovono partono dalla terra e si espandono, partono da questo regno, si espandono negli altri regni. E dagli altri regni poi tornano e puntano sempre qua, capito? Cioè, è come se il nostro regno fosse una sorta di centro da cui tutto parte, verso cui tutto arriva. Io mi sento a casa per questo, perché mi sento circondata da tutte le energie che muovono non solo questo mondo nel senso di globo terrestre, ma che muovono tutto. Tutto l'universo, tutte le galassie, insomma, vedete voi quello che volete, comunque che muovono tutto e lo posso vedere, lo posso percepire solo qui. Io credo che connettersi solo con un mondo specifico sia dannoso e credo che ci si possa connettere con tutti i mondi, sopra, sotto, in mezzo o da qualsiasi altra parte. Solo qui, capito? Cioè per quello mi sento a casa, perché qui sono connessa con tutti gli altri mondi, restando solo qui. Per chi crede in un mondo dei morti, per chi crede in un paradiso, comunque le energie che arrivano da lì vengono qua e le energie che partono da qua vanno lì. Qui in questo globo mi sento a casa, in questo globo, in questo mondo mi sento a casa per questo, perché posso connettermi con tutti gli altri mondi, e mettete i mondi che volete, che vi pare, con tutti gli altri mondi posso connettermi da qui, con un niente, col battito di una sassata, senza pensare a meditazioni, rituali e balle varie, ma con la cosa più semplice che vi viene in mente, il guardare un'onda del mare mi fa venire in mente un sacco di energie, mi fa connettere con un sacco di energie. L'energia dell'acqua, l'energia del moto, l'energia della fisica, perché non rinneghiamo assolutamente la scienza, l'energia della fisica, l'energia del mondo, l'energia del globo terrestre che è vivo, che si muove, che quindi crea delle scosse che a loro volta creano delle onde, l'energia del vento che crea delle onde, insomma, tutte le energie di tutti i mondi io le percepisco da qui. E quindi nella mia concezione io sono sotto, però nella concezione di altri io sono in mezzo, comunque questo è il mondo che mi appartiene, dove mi sento a casa. E credo anche che sia il mondo dove io posso dare il meglio di me, dove la mia anima, il mio spirito e il mio corpo messi insieme possono dare il meglio di se stessi, perché appunto tutto parte e tutto arriva qui. È una domanda veramente difficile a cui rispondere. Io veramente ho aspettato che tantissima gente facesse questa domanda, ma nessuno la fa prima di me, e allora io mi ritrovo un po' così, perché volevo capire più o meno l'interpretazione che veniva data di questa domanda. Io l'interpretazione che do a questa domanda è questa, non so se faccio bene, non so se è questo che veniva pensato da Skyler quando ha creato questa domanda, però questa è la mia interpretazione in questo senso qua, e quindi diciamo rimango fissato con questo. E niente, vi lascio un bacione con questa controversissima domanda. Vi lascio un bacione e ci vediamo la prossima settimana.